tu sai che io sono anche direttore di un istituto universitario e sono anche un docente, un insegnante di antropologia della violenza e quindi il mio primo pensiero è sempre il lavoro. Io da brutto capricorno, la prima cosa che penso, e mi sveglio tra l'altro molto presto al mattino, perché io mi sveglio verso le 6, 6 e un quarto, quando mi metto qualcosa in testa cerco di raggiungere quell'obiettivo, ponendo tutte le energie, lavorando anche molto, ecco questo sì, ma questo me l'ha insegnato anche mio padre, insomma mai lamentarsi, impegnarsi e raggiungere l'obiettivo. La figura politica ha un'immagine, molto spesso, che deve parlare di contenuti. Poi io nella vita privata, nella vita personale, sono una persona molto, molto a mano, scherzosa anche. A me piace il rapporto con i ragazzi. Quando entro in aula, abbandono completamente i miei pensieri politici, non ho mai fatto politica dentro in aula e mai la farò. Assolutamente, anche perché la politica è divisiva e mi piace ascoltarli, mi piace sentire che cosa pensano, mi piace riflettere con loro, poi l'antropologia ti permette di spaziare a 360 gradi a qualsiasi livello. Voi dovete sapere che io fino all'età di 18 anni balbettavo, non ero proprio in grado di parlare, avevo delle enormi difficoltà a parlare. Tant'è che addirittura i miei docenti, l'insegnante di italiano, mi aveva etichettato come una figura, insomma, che non avrebbe probabilmente anche fatto nulla nella vita. Adesso dirigo un istituto di mediazione linguistica, cioè insegno gli altri a parlare addirittura in lingua straniera. Quindi vedete come forse nella vita determinati traumi, determinati blocchi ti servono forse secondo me poi per poterti costruire un tuo profilo, per poterti poi realizzare. È interessante questo. Sono stato uno dei primi insegnanti di spagnolo a Padova, no? E quindi ho insegnato veramente a tantissimi ragazzi. Io la mia gavetta l'ho fatta, ho fatto le medie, le superiori, ho fatto 10 anni di precariato. Quando ho acquisito la mia ultima laurea in criminologia a Bologna, studiavo alla sera, cioè lavoravo, studiavo, quando tornavo a casa dal lavoro, preparavo da mangiare un'insalatina veloce e poi mi rimettevo a studiare. È stato un sacrificio enorme. Quando organizzo un evento, quando esco con gli amici per una pizza o quando siamo in compagnia, il ridere, scherzare, stare bene, vedere gli altri stare bene, ecco, già quello mi fa stare bene. Ecco. Tu hai dimostrato con la tua disponibilità, con la tua gentilezza, che invece dietro un politico anche famoso come te, che fa della politica anche più che un hobby, ma che ti dà visibilità pubblica, alla fine sei un essere come tutti quanti gli altri, con i tuoi punti di forza e con i tuoi punti di debolezza. Quindi veramente grazie, grazie a te, di questa tua disponibilità.